Ciao a tutti, come promesso mi sono messa immediatamente a fare della resina e quindi siamo pronti con un nuovo Scopriamo le creazioni in resina, con quello enorme che c'è qui, che per chi non l'ha visto l'ho fatto vedere nell'ultimo video degli stampi, ve lo lascio eventualmente affacciato nell'info box. Bene, partiamo. Direi di partire con quelli più semplici. Cosa è successo con i glitter qua? Che strano, nella fotocamera fa un effetto orribile, dal vivo invece è un po' più carino, a parte il naso che gli è venuto una bolla immensa, però va bene. No, che strani glitter. È bruttino, passiamo oltre. Qua abbiamo il ciuffetto, così, fatto proprio semplice semplice, quello più grande, che è così. Carinissimo questo per tutte le creazioni col Decoden. Ui, che mi cadono sempre le creazioni dalle mani. Questo, che è il cono, devo vedere anche come farlo uscire, così lanciandolo. E questo qua. Carinissimo! Questo che ho ritrovato! Adesso me lo metto qua così facciamo in fretta e vi faccio vedere le cosine più semplici. C'è il pretzel. Questo qua, bellino, molto bellino. Cavolo, sembra vero. Se ne faccio un paio, li metto dentro agli stuzzichini all'aperitivo, non c'è una cosa nessuno. Il biscottino. Bella. Mi piacciono. Semplici, carini. Poi c'è questa base enorme che voglio farci i lavori con il silicone, che è così, perfetta. Proprio come credevo che fosse. A parte due bolle, ma vabbè. Parliamo di niente, ok. Un ciuffo di panna. Questi qua li ho fatti bicolor con qualche glitter, ma si vedeva poco. E poi c'è lui che sono riuscita a fare solo di due colori. A parte che ho esagerato un po' sotto il Baymax, carino anche in azzurro. I fiocchettini fatti da me l'ultima volta. Questo è il rosso con tutti i brillantini. E poi c'è questa. Oh, guarda le stelline come si sono messe bene. Ma pensa a te. Che meraviglia. Abbiamo questi semplicissimi baffetti che però vengono veramente molto bene con tutti i colori. Questi tutti particolari andranno dipinti e ho intenzione di provare a farlo con gli smalti da unghie, che mi sembrava di averne portato qua uno da farvi vedere. Vabbè, torniamo a noi. Questa è una bellissima. Adesso tutto azzurra, no, non dice niente, però dipinta sopra, poco alla volta, secondo me deve fare la sua bella figura. Ciambellino, vieni fuori, che è così, è proprio brutto l'accostamento di questo rosino carne e sti glitter, fa strano, solo me fa strano. Questa è una ciambellina e poi c'è il donut di Topolino, che anche questo è tutto da verniciare sotto. Fatemi poi sapere se volete un micro video dove faccio vedere come li dipingo e con cosa. Giusto poi per fare un video chiacchiere, tipo. Vediamo questo. Ecco, questo già si stacca meglio, però ecco, ora si vede la rovinata. Porca vacca. Direi che questo stampo si può cacciare via. Devo riprovare a farlo. Peccato perché. Diamantino semplice semplice. Questo qua. Ah no, ci sono i glitter. E tu? Mi è scappata dalla resina. No, niente, mi è scappata troppa resina. Ok. E poi c'è lui. Anche questo andrà completamente dipinto. Chissà com'è venuto. Ma sì, ma carino! I piedini ci sono tutti. Sì, carino sei. Qua va colorato il cuscino e tutta la faccina. Questo micro biscottino
normalissimo, un altro biscottino, che è questo qua, e questo cuore, che anche questo andrà dipinto, secondo me. E a parte la quantità di bolle infinita, ma cos'è? Mamma mia, che questo posso buttarlo via diretta proprio, senza pensarci due volte. Il bracciale, ce l'ho fatta. Oh, e voilà, tutto rosso perlato. Cioè, che poi è un rosso fucsia in realtà. Questo è quello stampo famoso che vi avevo detto che avevo perso immediatamente appena arrivati qua nella casa nuova. Questa è la seconda volta che provo a fare questi ciondoli e quindi guardiamo il primo che l'avevo già mezzo tirato fuori. E questo qua, solo ed esclusivamente con i glitter, tutto bello cristallino. Che bello. Anche questo non è famoso per essere uno degli stampi più facili da tirar fuori. Forse ce l'ho fatta tirarne fuori un altro, perché bisogna metterci un dito sotto e spingere. Sono tutti da sistemare sopra, eh? Ci vogliono 2 ore solo per tirare fuori questi cristalli. Sei bellissimo! Sono venute 1000 bolle dentro, ma l'effetto è bellissimo lo stesso. Guardate. Abbiamo questo qui. Vi giuro che non ho mai avuto degli stampi così difficili da far uscire le creazioni. Niente. Prima che questo video diventi eterno, al massimo se riesco a farli estrarre, ve li metto poi qua in foto in qualche modo. Vi faccio giusto vedere velocemente i primi che avevo realizzato, che sono questi, che trovo adorabili, cioè, mi piacciono da matti. Peccato che siano difficilissimi da estrarre. Ora passiamo al portacandele. Sono carichissima. Come ti estrai facile? Non so se è un buon segno o meno. Piano. Soprattutto non graffiamolo con le unghie, so per finire di dire. Pronti? No, ma sei bellissimo. Mamma mia. Guardate le stelline. Questo poi avevo spoilerato il colore su Instagram. Dov'era la candelina? Qua. È geniale. Questa cosa sono troppo carica. No, non potete capire. E poi c'è più lo guardo dal vivo e più lo guardo nel video. E è troppo bellissimo. Però nel video non rende. È ancora più bello, ve lo giuro, sono carichissima, no? Come innamorarsi di una propria creazione. Sì, vinci su tutto. Sì, basta che però non pestiamo, non distruggiamo gli altri. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione!